Questo è il concetto. Magister, attraverso Ettore Cipollato, a cura di Roberto P. Magister. Quindi questo è il concetto. Una continua unità di rapporto, perché l'umano è sempre immerso nel sovrumano. Questo è evidente. Nell'ultraumano, per essere più precisi. Come l'ultraumano è sempre immerso nell'umano. Però la percezione di queste due posizioni è la conseguenza di un'assonanza qualitativa. Perché io che vi parlo non ho gli strumenti per potermi manifestare normalmente sul vostro piano. Devo creare questi strumenti. Sono un po' come il viaggiatore dello spazio, che per raggiungere un pianeta ha bisogno di tutta un'apparecchiatura. Quindi io devo creare questi strumenti. Un po' li trovo inserendomi attraverso un medium nel vostro mondo. Un po' li trovo sfruttando una energia di ambiente per determinare un fenomeno ideoplastico e quindi dare una apparizione oppure per agire sulla materia. Questo è quanto. E voi che cosa fate? Voi, quando entrate in sonnambulismo, quando dormite, quando partecipate a delle sperimentazioni medianiche, non fate altro che provvedervi di certi strumenti per poter trattare con noi.